Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Ragazzi, oggi after patch per moddare il com, mi raccomando, state ad ascoltare bene se non volete perdere i vostri vicoli personali. Quindi ragazzi, requisito un carretto già moddato. E poi raga, come ben sapete, ci hanno smoddato il com con l'uscita del nuovo DLC. Ma prima ragazzi, se vi siete rotti le palle anche voi di avere sempre i soliti outfit o di stare con un conto del cavolo e volete anche voi un conto magari di questo tipo, non esitate a contattarmi, account a prezzi bassissimi. Quindi ragazzi, lasciate un like e continuiamo con il video. Quindi raga, a questo punto, una volta che abbiamo come requisito il carretto, è fondamentale, non dobbiamo avere nessun veicolo attivo ragazzi, quindi deve essere grigia la nostra scritta riporta veicolo al deposito, non dobbiamo avere niente da riportare al deposito. A questo punto andiamo alla selezione delle modifiche del com, raga, e andiamo a mettere il nero carbonio sia alla motrice sia al rimorchio del com, su tutti i due i colori, primario e secondario. Una volta che abbiamo fatto ciò, abbiamo messo primario e secondario sia alla motrice e al rimorchio del com, dobbiamo cliccare due volte biocerchio per tornare alla selezione delle modifiche o del com o del carretto antiaereo. A questo punto dovremo andare sul nostro carretto antiaereo e ragazzi, ascoltatemi bene, se non avete sbloccato tutte le ricerche, qua avete dei lucchetti, ma non ve ne frega niente, voi andate su armi e switchate le armi, anche se avete il lucchetto, spammate A o X sul lucchetto. A questo punto, una volta che avete fatto ciò, ragazzi, potete tornare indietro e nella schermata della selezione del carretto o del com, semplicemente fate start online, trova nuova sessione a inviti, ragazzi. Quindi a questo punto, una volta che avremo caricato la sessione online solo a inviti e saremo spawnati dentro il nostro bunker, cosa facciamo? Andiamo a vedere se effettivamente sono passate le modifiche. E quindi sbada bam ragazzi, mi raccomando, non dovete avere veicoli personali attivi quando fate questo glitch. Se volete star sicuri, adesso andate a fare le vostre modifiche per renderlo ancora più bello il vostro com. E niente ragazzi, a questo punto, una volta che vi siete fatti le modifiche, tra virgolette, per salvarlo, e mi raccomando, non avete veicoli attivi, è fondamentale, potete uscire dal vostro bunker e avete moddato il vostro com. Quindi ragazzi, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, che supportate il canale, se vi fa piacere abbonatevi, se volete supportarmi la grandissima abbonatevi, e se volete invece continuare a supportarmi senza gli abbonamenti, raga, fondamentale, mettete sempre like ai video. Bella regà, sbada bam.